Salve, oggi prepariamo un primo piatto gratinato, ossia dei maccheroni, mezze maniche in questo caso, con melanzane. Iniziamo subito con il tritare, l'acqua sta bollendo, tra due minuti poi mettiamo giù i maccheroni. Iniziamo subito con il tritare un po' di cipolla. Eccola qui, fatto una julienne, l'ho tritata molto fine. Metto un po' d'olio all'aglio. Eccoci qua. Due minuti perché abbiamo... sono dimenticato di accendere il fuoco sotto, quindi... Ecco qua, come vedete, la nostra cipolla sta andando molto bene, fuoco abbastanza basso, finché rosola la cipolla, io mi sono tagliato delle melanzane, poi le ho messe sotto sale per far sì che questo mi fuoriesca l'acqua. Vanno cotte, per cui se volete potete fare uscire l'acqua, altrimenti anche no, non è che sia una cosa molto importante. L'importante invece è che siano tagliate molto fini, perché? Perché devono... diremmo così, far presto cuocere. Qui lo taglio a striscioline, come ho tagliato a striscioline, ossia una julienne, la cipolla. Ecco qua, diremmo così che per 4 persone ci vogliono circa 80 grammi di pasta pro capite, mezza cipolla, non tanto grande, e il tutto circa 150 grammi, 200 anche, di melanzane. Qui dipende molto, a me piace moltissimo il sapore della melanzana, per cui ne metterei senz'altro un 200 grammi. Avete visto? Ho messo la melanzana nella cipolla e intanto buttiamo giù anche la nostra pasta. Vedete, le melanzane si stanno appassendo. Mettiamo ancora 2 minuti il coperchio. La nostra pasta sta andando bene. Perfetto. Un po' di pomodoro. Ecco, ricordatevi che la melanzana assorbe moltissimo i grassi perché è spugnosa, quindi non preoccupatevi se vedete il sugo abbastanza asciutto. Perché? Perché la melanzana, è ovvio, mi ha assorbito tutto l'olio, però come grassi ce ne sono a sufficienza, non occorre che noi ne aggiungiamo. Tutto al più, come in questo caso, che vedete il fondo di cottura, è diremo così, questa salsa rimane un po' asciutta, aggiungiamo un goccio d'acqua, appena appena, e lo facciamo sì che questo cuocia così. Ecco, l'importante è che noi non mettiamo degli altri grassi. Sale, molto poco perché prima ho salato le melanzane, un po' di pepe. Chi ha del basilico può mettere qualche fogliolina di basilico. Ecco, guardate, questo è un... salsa che si cuoce molto in fretta. Perché? Perché abbiamo tagliato il tutto molto fine. Spegniamo il fuoco, la scoliamo. La lasciamo un po' morbida perché abbiamo detto prima che abbiamo il fondo, ossia la salsa, che rimane sull'asciutto. Inseriamo la pasta. Ecco qua. Ecco pronto. La nostra pasta è pronta. Con una noce di burro invoriamo un piatto da forno.
mettiamo giù la pasta. Qui ho preso il formaggio Emmental, lo metto sopra, potete mettere della mozzarella, chi non vuole altri formaggi. Diamo una pulita ai bordi del piatto, perché altrimenti prendendolo in salamandra poi mi resta tutto nero. E passiamo nella salamandra, affinché il formaggio fonda e si gratini sopra. Il nostro piatto è pronto. Fate molta attenzione perché scotta. Come vedete si è ben gratinato. Un piatto eccezionale. Peccato proprio che voi non possiate sentirne il